start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Da oggi siamo su Folk Hero, un gioco che non conoscevo fino a qualche giorno fa, poi c'è stata la possibilità appunto di conoscerlo, di provarlo. È un gioco che a prezzo pieno costa 10,79€ su Steam ed è un roguelite. Lo proviamo, lo vorrei giocare col pad. Vedendo un pochino com'è a livello grafico potrebbe essere interessante. In italiano, per secoli la vita in un piccolo villaggio è andata avanti a modo suo. I contadini impararono i loro mestieri, pescavano e i vecchi spaventarono i giovani con leggende su cose mai avvenute. Ma la vita pacifica si è conclusa quando un'isola misteriosa è apparsa all'orizzonte nel mare. I mostri inondarono il villaggio, gli animali si scatenarono e le leggende divennero realtà. I disegni sembrano carini. I contadini avevano rinunciato alla speranza di salvezza, ma poi è apparso l'eroe. Cioè noi? No, forse no. Il suo percorso giaceva sull'isola. Ok, siamo noi. Figo! E la grafica non è sullo stile di Vampire Survivor, però parlare Y. Prova a esercitarti prima su un manichino. Allora, praticamente, ok, sembriamo un po' Witcher con la... Allora, ci esercitiamo sul manichino. Vedete che abbiamo i tasti con X, RB. Lancio la freccia in alto. È un'abilità. Ah, sì, perché punto. Punto lui. Ah, è un'abilità ad uso, ok. L'arco, invece. Sì, perché da qui poi con lo stick destro posso mirare, poi secondo me si può fare tranquillamente anche col pad. Allora, albero di aggiornamento, quindi possiamo migliorare il nostro danno, la salute massima, il critico, l'opportunità. E possiamo acquistare queste cose spendendo esperienza, ma non mi interessa. Andiamo da qua al barcaiolo che ci porterà magari dall'altra parte. Sì, queste sono tutte le cose da sbloccare. Andiamo alla barca, allora. Viaggio. Andiamo sull'isola. È un roguelike, quindi lo proviamo. Arriviamo sull'isola. Vediamo. Aia. Non è proprio semplicissimo, eh. Vediamo quanto resisto. C'è un falò. Apriamo. Cos'è? Gross Gauntlets. I nemici vengono rallentati. I nemici che vengono rallentati prendono 10% in più di danno. Ma quindi scusate, se io... Questa è la mappa. Devo andare alla quercia. Ma non ho un'equipa. Vabbè, andiamo. Questa è una trappola. Sicuro. Infatti. C'è un... Sì, un pochino lo rievoca comunque Vampire Survivor. Ok. C'è la stamina. E qui non si può entrare. Qui c'era qualcosa. Parlare. Abitatore del villaggio. O abitante, detto anche. No, non c'è nulla qua. Allora, qua c'è qua. Perché me la segna qui. Devo capire se posso... Ah, il fabbro. Ok. Praticamente sciopero o tiro? Sciopero? Vabbè. Possiamo spendere 100 monete per potenziare la spada. E adesso la spada fa più danno. Va bene. Intanto vedo che c'è la minimappa in alto a destra con quella sorta di mappa che mi fa vedere che se vado di là potrei trovare vita. Quindi vado. È un po' anche Binding of Isaac alla fine. In alto invece c'è una spada, quindi dovremmo avere combattimenti.
combattimento un po' legnoso, ma per via della grafica, o molto più probabilmente un po' più probabilmente il fatto che sto usando il pad. Niente, ripartiamo da qui. E quindi possiamo scegliere. Abbiamo un tratto che abbiamo conservato dal vecchio, ok, sì, che sono alla fine è il danno maggiorato che avevamo preso prima. Non posso spendere nulla perché vedete che ho sulla bandierina 5 e questi qui li apro a 15. A 600, scusate. Danno, critico, opportunità. Sì, va bene, torniamola. Riproviamoci. Magari. Shift. No. Voglio provare con la tastiera. È un po' più scomodo forse. Con lo spazio si rotola. Allenatore. Posso... No, non ho abbastanza soldi. Forse è un po' più scomodo sul lungo il... Ma in realtà neanche tanto. Facendoci... Prendendoci la mano... Secondo me non è male. Neanche il... si possono rompere... Allora, no, ma questi sono abitanti, non devo colpirli. Andiamo in su che c'è... No, in su c'è il fabbro, ma non mi interessa, come vedete dalla mappa lì a sinistra della minimappa. Andiamo di qua. Andiamo di qua. C'è un pipistrello che puntandolo... Ok, comodissima, anche se traballa un po' troppo, sta... Perfetto. Ok, non sono messo benissimo, eh. Vai alla quercia, ma io alla quercia non ho idea di dove sia. Continuiamo da questa. Ah no, su c'è qualcosa. C'è qualcosa, quindi ci vado sperando di evitarmi tutti i nemici. Non è qui l'uscita, sì. Ma devo uccidere i nemici, torno al pad, così vediamo un attimino com'è il ritorno. Non ho altro modo. Selezione dei caratteri, vediamo un po'. No, ma non posso cambiarli. Vediamo un po' qua cosa c'è. Albo. Qua sono tutte le cose di achievement da sbloccare, morire in una trappola e cose del genere. Il barcaiolo. I nemici, ok. Posso scegliere il perk. Sì. Sì, credo sia già selezionato. Torniamo sull'isola. Allora, l'idea è carina, senza ombra di dubbio. La resa è un po'... Non nego che non ci si possa fare la mano, però... Sulle prime è un pochino macchinoso il combattimento, soprattutto col pad. Pozione schivare. Pozione creare. Non ho soldi. Non ho soldi. Non ho assolutamente un soldo. Però andiamo su che ci sono soldi. Da quello che vedo, andando qua, dovrebbe esserci qualcosa. Almeno la mappa dice una moneta d'oro. Quindi magari troviamo qualche... Fatemi attaccare però. Me la gioco riflessiva, perché non è un hack and slash, quindi bisogna proprio essere... Bisogna essere riflessivi. Ok. Abbiamo un po' di soldi. Allora, abbiamo il mestolo... E non è andato via perché stanno arrivando i nemici. E non posso neanche... Ok, eliminiamo anche il pipistro. Ok. Adesso dovrebbe tornare il mercante. Ok. Allora, vende il mestolo che aumenta i danni contro i nemici sbalorditi. E poi registro robusto. Uccidere 5 nemici senza subire danni danno una barriera protettiva. 200. Non ho soldi. Non ho soldi. Ah, soldi non erano soldi, ma il mercante. Ok, niente. Andiamo a sinistra.
Se riesco a trovarla via. Eccola. Però c'è questo che vuole farmi molto male. Ok. Prendo soldi. Ne ho 200, adesso potrei comprare, ma qua c'è qualcosa. C'è un mercante. Sentite che come picchietto sul pad. Devo giocarmela molto bene. Sono morto. Sono molto morto. Va bene, niente, non abbiamo niente da fare neanche qua. Fammi colpire quello, niente, non selezione dei caratteri, abbiamo sempre quelli, quindi ricominciamo ancora una volta. Andiamo sull'isola. Se vale 10 euro non lo so, nel senso che bisognerebbe un pochino andare avanti. Non è giusto giudicarlo così con superficialità. Bisogna, il gioco è indubbiamente difficile, bisogna saperlo padroneggiare, anche perché, come pubblicizzano anche su Steam, la vita è una sola, nel senso che c'è la permadeath, ogni personaggio è un personaggio nuovo, quindi devo fare molta attenzione alla stamina, perché la stamina una volta finita è finita. Ok, ce l'ho fatta, ma non ho preso neanche 100 monete. Vende Berserker, Marco del Berserker. Rubi di sangue, aumenta i danni 10%, se sei sotto 10% di salute, che potrebbe fare a casa mia. Perle di rosario, aumenta il danno inflitto a un nemico per ogni stag... No, io voglio andare a dal fabbro, sempre che ci riesca ad arrivare. E vedere se posso spendere ste 5 monete. Va bene, torniamo ancora una volta. Non riesco a smettere. Allora, qua dovrebbe esserci. E tu un po' scasato, cazzo. No, più che altro non è. Cioè, l'attacco a questo movimento. E finisce lì. Aia! E potrei morire nella trappola per finire l'achievement. Tipo anche qui c'è da studiare il pattern. Ok, sono 25 monete ogni nemico che abbattiamo, più o meno, perché vedo che ti raccoglie qualcosa. Sì, più o meno sì. Qui c'è un fabbro che ci serviva. Intanto io lo attacco. Dovrei fare qualche soldo. Oh, che male. Devi prendere i soldi. Inizio a starmene un po' a distanza. Ok, soldi. 150. Fabbro, cosa mi vendi? Possiamo aumentare il livello 2. Aumentiamo livello 2. La spada. Finisce qui. Non c'è altro. Però. No, c'è un altro fabbro di là. Anche perché. No, siamo qui. Bisogna andare in alto adesso. C'è una spada, quindi c'è un combattimento presumibilmente in alto. La mappa qua è finita. Eccola qua. Che ci sia un boss. No, c'è un villaggio. Non sta lì lontano. Prendiamo soldi. Intanto vedo che c'è. Chi è questo? Allenatore. No, non mi interessa perché mi addestra su nuove arti dell'arco. Anche se. Grandine di frecce. La prendo, va. Dai. Quindi, non l'ho ancora usata fino adesso, ma magari. Qui sopra c'è un sacco, quindi magari c'è. Vediamo. RB.
Ma un aiutino? No, nessuno? Vabbè. Bella quercia, ma non siamo riusciti a completarlo. Allora, ragazzi, questo è un gioco davvero, davvero molto carino, molto curioso, niente di originale. E Folk Hero, 10,79€ il prezzo di listino. Poi adesso che lo sto registrando, gioco uscito il 19 ottobre 2023, scontato a 9,17€. Li vale? Beh, se siete degli appassionati del genere, sì, se no valutate magari qualche sconto. Non è fatto male, un pixel grafica stile roguelite, souls e tutte le balle simili, è simpatico comunque. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi qua sotto nei commenti, come sempre. Alla prossima e ciao ciao!